Ciao a tutti, io sono Stati, benvenuti su questo canale. Oggi andremo a vedere altri 5 effetti di Pataffet all'interno di Inkscape. Come al solito andiamo a preparare il nostro canvas, Document Properties. Eliminiamo Show Border Page. Andiamo a creare delle linee che ci serviranno per capire come funzionano questi effetti. Creiamo innanzitutto due linee, mettiamo in modalità vertice, modifichiamo un po' in modo da renderle diverse e magari riconoscibili e andiamo ad applicare il primo modificatore che si chiamerà Fill Between Many. Cosa fa questo modificatore? Non fa altro che creare una connessione tra le due patch in modo da ottenere un oggetto singolo. Come lo fa? Attraverso lo spostamento, cioè sposta questo vertice sopra il vertice di quest'altra linea e anche questo nel vertice opposto. Andiamo a capire come funziona attraverso questo pannello. Ha bisogno ovviamente di una path copiata in memoria RAM, per cui noi andiamo a selezionare la seconda path, CTRL C, torniamo sulla prima e schiacciamo questo pulsante. Vedete che lui va esattamente a chiudere la seconda spline utilizzando la prima come oggetto di chiusura. Ovviamente vedete che la modifica, perché non è più come avevamo fatto all'inizio una curva con cioè una spline con curvata con le sue proprietà, ma viene diciamo utilizzata come un oggetto di modifica, per cui noi abbiamo la possibilità di mantenere la forma solamente della seconda parte. Se noi ovviamente proviamo il riempimento, ci accorgeremo che l'oggetto può essere riempito come qualsiasi altro oggetto. Ora vedrete che per poter utilizzare e ritornare sulle proprietà di questo tipo di oggetto, bisogna innanzitutto selezionare l'oggetto risultante, mandarlo in fondo alla pagina in modo da poter selezionare solamente la spline all'interno di questo path effect, di questo modificatore. Possiamo avere vari tipi di controlli, come per esempio la fusione dei punti coincidenti, cioè se abbiamo il punto che questo punto quando verrà posizionato qui verrà fuso all'altro punto, per cui diverrà parte integrante dell'oggetto. Oppure vedete che possiamo fare joint super path, il close, cioè fa apparire un oggetto chiuso. Adesso lo vediamo meglio, per esempio se noi aumentiamo la dimensione del bordo, vedete che se noi lo lasciamo selezionato va a chiudere l'oggetto, altrimenti l'oggetto rimane in qualche modo aperto, per cui poi quando andremo a trasformarlo potremo unire questo vertice con questo. Auto reverse cambia la numerazione dei vertici. Qui abbiamo vari tipi di visualizzazione. LPE vuol dire Live Path Effect, per cui fa vedere in tempo reale cosa andiamo a cambiare. Se facciamo questo tipo di visualizzazione, ogni volta bisognerà dare invio per ottenere il risultato. Comunque di solito si usa il secondo, che è una sorta di ibrido, per cui funziona sempre benissimo. Dicevamo prima, una volta che noi abbiamo ottenuto il nostro oggetto possiamo trasformarlo in path. Vedete che in questo caso adesso, se noi andiamo a modificare la spline, andiamo a selezionare la prima spline,
scusate, la seconda spline. Perché questo? Perché abbiamo utilizzato il comando sposta in fondo nelle operazioni precedenti. Questo non ci serve, perché possiamo cancellarla. Possiamo andare a editare questa, sempre Object Find, e adesso vedete che noi abbiamo la possibilità di cambiare l'oggetto, che ovviamente rimane ancora aperto. Vedete che manca il bordo di questo lato dell'oggetto, per cui per chiudere basta selezionare i due vertici e poi fare questo Joint Selection End Node with a New Segment, cioè crea un nuovo segmento tra i due vertici. Vedete che se noi lo premiamo compare il relativo edge. Andiamo a creare altri due path per vedere un nuovo modificatore del path effect. Creiamone due, anzi, creiamone addirittura tre. Andiamo a modificarli. Andiamo a selezionare il primo e poi andiamo a scegliere il secondo modificatore. Fill between stroke è molto simile al primo, però unisce varie path, cioè se a questo modificatore aggiungiamo una path iniziale e una seconda path, per cui andiamo qui, copiamo, Ctrl-C, torniamo sul primo oggetto, facciamo l'app path e lui fa la stessa cosa che ha fatto l'altro modificatore che abbiamo visto prima. A questo punto ci spostiamo sul secondo, Ctrl-C, lo copiamo, ritorniamo sul primo e facciamo second path. Ora vedete che ha fatto una sorta di incrocio, non si capisce molto bene, ma adesso andremo a selezionare reverse second e vedrete che lui va a fare l'inversione della numerazione dei punti, la famosa numerazione che si ottiene anche attraverso il tasto e la funzione reverse. Comunque a questo punto vedete che noi possiamo selezionare la nostra path e utilizzarla come oggetto. La mandiamo sempre in fondo per far emergere, in realtà vedete la prima path. Noi possiamo attraverso la selezione della seconda e della terza andare a modificare la forma dell'oggetto. La prima path ovviamente sparisce, la prima path in realtà non sparisce, ma diventa l'oggetto, che in questo caso è l'oggetto rosso, per cui abbiamo anche qui la possibilità di fare Fuse Coincident Point, cioè di unire questi quattro vertici con gli altri quattro vertici collimanti, diciamo così, oppure di aprirlo. Se noi apriamo, vedete, adesso non si vede, ma mettiamo 5 come bordo, vedrete che sparisce la chiusura nella parte superiore, per cui facciamo un po' più grande che si vede ancora meglio. Ecco, vedete che lì non c'è. Se noi facciamo close, lui va a chiudere perfettamente la figura. Per modificare i bordi basta andare nella modalità sub-oggetto, per cui lui andrà a pescare nella memoria dell'oggetto creato la second path, la seconda. Nel caso in cui modifichiamo la prima, lui va a modificare la prima path, cioè a modificare linked path. Andiamo a vedere un altro modificatore. Intanto facciamo due linee
una a zigzag. E l'altra uguale, diciamo, però addolcita con delle curve. Adesso selezioniamo entrambe, diamo 10 di spessore così da vedere meglio le nostre linee e andiamo a utilizzare un modificatore che si chiama Interpolate Point. L'Interpolate Point cosa fa? Un'interpolazione di tutti i punti che trova all'interno della stessa spline o della stessa path. Abbiamo semplicemente vari modi di calcolare questo tipo di curvatura, diciamo di addolcimento o di interpolazione, che dir si voglia. La prima è la Cutmull-Rom, la seconda è la Cubic, cioè va a addolcire le linee tranne le prime due. Infatti, se voi vedete i primi due vertici li va a fare come linea, come angoli, sono vertici angoli. La Cubic Freeze, cioè va a fare questo tipo di manipolazione dei vertici. La Linear uguale, e la Spiral Interpolar, che va a fare un casino, infatti questa io non la uso mai. Ovviamente se cambiano le forme, anche l'ultima andrà a essere una formula, diciamo, interessante. Proviamo con la seconda, sempre lo stesso modificatore. Vedete, la prima rimane praticamente identica, la seconda fa questo tipo di lavoro, la terza uguale, la lineare per esempio cioè angola le curve, mentre in questa prima la lineare lasciava esattamente come l'oggetto originale, diciamo, per cui avere la lineare sulla prima oppure non avere il modificatore era esattamente la stessa cosa. In questo caso, vedete, se io spengo la visuale, vediamo l'effetto che fa. Lo Spiro fa lo stesso casino, per cui diciamo che le prime quattro sono quelle più facilmente utilizzabili. Vediamo ora un altro modificatore. Prepariamo un oggetto base, cioè una spline aperta composta da tre vertici. Anzi, facciamo da 5 vertici. Una spline di questo genere, diamo sempre uno spessore un po' più rilevante, aggiungiamo il modificatore Ellipse by 5 Point. Ecco cosa va a fare: lui converte la curva in oggetto, utilizzando come oggetto di base la spline originale e oggetto target, diciamo risultante, un'ellisse. Vedete che non ha parametri, perché semplicemente per modificare la forma basta entrare in modalità Select Vertex e andare a editare questa ellisse attraverso lo spostamento dei vertici della parte originale, per cui fa un lavoro di questo genere. Ovviamente una volta convertita diventa un oggetto normale. Cosa succede se noi aggiungiamo un altro punto? Facciamo doppio clic, aggiungiamo un altro punto, vedrete che lui va a considerare 1, 2, 3, 4, 5 vertici e il quinto, 5 vertici, il sesto diventa ininfluente, per cui l'ultimo della catena, l'ultimo della spline diventa inservibile. Se noi invece ne aggiungiamo un altro anche qui, vedete che diventa inservibile anche il penultimo, per cui considera ovviamente i primi 5. Se vogliamo invertire
e utilizzare per esempio i 5 vertici utilizzando questo tipo di andamento, dovete eliminare il path effect, andare sul path, fare il reverse della spline, voi non vedete nulla ma lui ha cambiato la numerazione, e adesso andare a riapplicare il modificatore. Vedete che come per magia lui va a considerare adesso i primi punti, questi punti della spline, lasciando gli ultimi due punti ininfluenti. Altro modificatore che andiamo a vedere è un modificatore molto simile al precedente, che ha bisogno di un oggetto spline per poter essere ammirato e per poter essere utilizzato. Facciamo il più sul path effect e andiamo a scegliere ellipse from points. A fare una ellisse utilizzando i punti della spline. Ovviamente il funzionamento è diverso da quello precedente, per cui abbiamo, vedete che i punti non sono perfettamente allineati sull'ellisse, ma sono comunque dei punti di controllo. In questo caso tutti i punti sono, come si dice, importanti, tutti i punti vengono considerati per la creazione e la modificazione delle ellisse. Abbiamo poi però delle opzioni che nell'altro modificatore non c'erano, per cui abbiamo il metodo che ci darà vari tipi di risultato in base al calcolo matematico che lui va a utilizzare. Ovviamente tutti questi tipi di metodi sono influenzati da vertici, per cui abbiamo sempre il controllo attraverso l'utilizzo delle maniglie dei punti. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare o una forma ad arco, cioè utilizzare il primo segmento e l'ultimo in modo da tenerlo aperto nel caso in cui questi non siano con limari, oppure invertire l'arco, fare una sorta di torta, per cui utilizzare questo tipo di struttura, i frame isometrici, cioè tenere conto dell'ingombro che ha questo tipo di figura, gli assi, e poi la possibilità di ruotare gli assi all'interno della figura. Source Path serve a definire come oggetti quello che in realtà noi, usciti dalla modalità vertice, non andremo a vedere, per cui se adesso per esempio noi andiamo a barrarlo, vedete che troverete anche la spline, diciamo, di controllo di origine. Se questa spline dovesse essere chiusa, vediamo magari di selezionare i due vertici, di chiudere la figura, di distribuire in maniera un po' più ampia. Questi metodi funzioneranno uguale. Perché? Perché questo è il primo vertice, questo è l'ultimo, lui anche se... la figura è chiusa, li va a considerare come vertici iniziale e finale di controllo, per cui in questo caso farà l'arco o l'arco inverso utilizzando questi due vertici. Per oggi è tutto, grazie di aver visto questo video e alla prossima!